Era da un po' di tempo che volevo parlarvi di Drippy e della sua linea evolutiva e finalmente quest'oggi ho trovato l'occasione di farlo in un nuovo concept analysis. Quest'oggi parleremo di alcuni tra i Pokémon più apprezzati di ottava generazione. Come del resto spesso accade con ogni pseudo leggendario che Game Freak dà alla luce. Quest'oggi volevo andare a trattare quelle che sono le peculiarità che a mio avviso risiedono in questa linea evolutiva e che la rendono per questo motivo unica rispetto a tutte le altre. Difatti, pur non parlando dell'idea forse più originale che mi viene in mente quando penso a Pokémon, credo che comunque questa linea evolutiva abbia molto da dire e soprattutto molto su cui far riflettere. Ma direi di non perderci in ulteriori indugi. Benvenuti signori e signori in questo nuovo concept analysis. Come forse già saprete dopo aver vissuto le vostre avventure a Galar, Drippy è un Pokémon che un tempo abitava i mari antichi e che dopo essere morto è rinato sotto forma del proprio spettro. E voi non immaginerete quante cose interessanti vengono fuori da un concept di questo tipo. La prima è che nonostante di Drippy si dica che si trovi presso mari antichi, in Pokémon Spada e Scudo lo abbiamo incontrato presso il lago Dragofuria all'interno delle Terre Selvagge, che essendo un lago non è un mare. Questa apparente contraddizione può però essere giustificata in due modi. Il primo è che tutto sommato il lago Dragofuria si trova in una zona molto vicina alla costa di Galar, ma soprattutto molto vicina ad altri laghi che la costellano. Ciò potrebbe far pensare che in tempi antichi il mare era semplicemente più esteso e che con il tempo si sia ritirato, lasciando semplicemente il lago Dragofuria e scoprendo quelle zone che un tempo erano l'habitat di Drippy, che dopo la propria estinzione avrebbe continuato a vivere su quelle terre nonostante il prosciugamento delle acque. Peraltro, a proposito dell'estinzione di Drippy, in realtà non si menziona mai direttamente questo aspetto, ma si accenna piuttosto alla semplice morte di questo Pokémon, che successivamente, una volta passato a miglior vita, avrebbe vissuto in quelle zone infestandole di fatto, così come fa uno spettro. Nonostante ciò però, il fatto che l'antica specie di Drippy si sia estinta è palese se ci si addentra di più nella questione. Tralasciando le descrizioni del Pokédex inglesi e tedesche che fanno riferimento a tempi preistorici in cui questo Pokémon era vivo, Drippy è ispirato palesemente al Diplocaulus, un anfibio vissuto durante le fasi terminali del Paleozoico, per la precisione tra i 300 e i 250 milioni di anni fa. Supponendo sia questo il periodo in cui l'antica specie Drippy era effettivamente vivente, risolveremmo due problemi. In primis si risolverebbe la questione dell'estinzione, dato che se è ispirato un animale estinto possiamo legittimamente supporre che l'idea del creatore fosse effettivamente quella di creare un Pokémon fantasma di un altro essere estinto. Ma allo stesso tempo risolveremmo il problema della mancanza di un mare, dato che 250 milioni di anni fa c'era ancora la Pangea e dunque lo stravolgimento della morfologia della Terra era ancora in corso. E fra parentesi lo è tuttora. E qualora volessimo insinuare che ciò che è accaduto nel mondo reale non accade necessariamente nel mondo Pokémon, cioè che a uno spostamento di continenti è avvenuto 250 milioni di anni fa nel nostro mondo non corrisponda a un analogo spostamento nel mondo Pokémon, a sostenere quella che è la nostra tesi vi è un precedente. Omanite e Kabutops, curiosamente due fossili di Pokémon vissuti 300 milioni di anni fa, quindi poco prima se non in convivenza con Drippy, si trovano nel Monte Luna. Monte Luna che è completamente distante da ogni mare, ma che ospita due fossili di due creature marine. Certamente gli spostamenti non possono essere stati gli stessi, perché parliamo di luoghi con regioni che non esistono nel nostro mondo, ma l'idea che sia avvenuto anche nel mondo Pokémon è perfettamente concepita dai creatori, altrimenti non avrebbe avuto alcun senso posizionare dei fossili di Omanite e Kabuto, che sono dei Pokémon marini, sopra un monte. Peraltro non inventandosi nulla di nuovo, dato che anche nel nostro mondo ciò accade molto spesso. Le catene montuose del resto molto spesso sono elevamenti che sbucano dal mare quando due placche tettoniche entrano in conflitto. E chissà che la catena montuosa di Galar, sulla quale si sviluppa l'Eitermore, non sia una conformazione geologica dovuta proprio a un fenomeno analogo. Chiaramente stiamo procedendo un po' per analogie, ma il punto è chiarire la questione. Il punto è che rispetto al contenuto di questo video, questa era semplicemente la punta dell'iceberg, perché adesso è arrivato il momento di intraprendere uno step molto più decisivo. Drippy infatti non è quel Pokémon antico, o meglio, non lo è più. Cerco di spiegarmi meglio facendo riferimento al caso molto simile per certi versi dei fossili. L'idea di riportare in vita esseri antichi mediante i loro resti archeologici tramite la tecnologia è un qualcosa che risiede nell'immaginario collettivo all'incirca da Jurassic Park e si basa precisamente sul concetto di DNA. Un DNA che è ricavato proprio dal resto fossile, ma di fatto non è il resto fossile a consentire la rigenerazione di una creatura, ma piuttosto il DNA che ancora contiene in ipotesi. Ora, un ragionamento di questo tipo ci dice anche un'altra cosa. Ci dice che quando noi rigeneriamo un fossile non stiamo ottenendo la creatura a cui quel fossile apparteneva,
ma stiamo ottenendo un esemplare della sua specie. Volendo seguire un'ipotesi meramente scientifica e senza fare particolare fantascienza, non è possibile far risorgere una creatura morta, ma è semmai possibile clonarne un esemplare simile appartenente a quella specie. Quello che voglio dire è che nei casi comuni di fossilizzazione e di rigenerazione nel mondo Pokémon, almeno in linea teorica, quello che si va a ottenere non è l'individuo, ma la specie, e dunque c'è comunque una perdita dell'identità del Pokémon, ma una salvaguardia della specie stessa. Ora, rispetto a questo caso che abbiamo tracciato, quello di Drippy è diametralmente opposto. Nel caso di quest'ultimo si salva l'individuo perché Drippy rinasce egli stesso, ma sotto forma di un altro Pokémon, e dunque si va a perdere la specie. Quest'ultima infatti ormai si è estinta e le anime che popolavano i corpi di quegli esseri estinti sono per così dire migrate nei loro spettri, andando a creare una nuova specie che è quella dei Drippy. Ecco perché vi dicevo che Drippy non è quel Pokémon da cui proviene, perché l'estinzione della sua specie ha portato alla generazione di un'altra. Già, stiamo parlando di un'altra specie, ma un'altra cosa che stiamo facendo è mettere una piccola pulce. Se Drippy è per così dire la reincarnazione di quell'antica specie, che dire di Dracloak e Dragapult? La risposta è abbastanza semplice: questi ultimi non si sono generati dall'evoluzione dell'antica specie che fece posto a Drippy, ma sono evoluzione di Drippy stesso. Essi sono le evoluzioni di Drippy e perciò stesso sono nate dopo l'estinzione dell'antenato di Drippy. Del resto sarebbe difficile immaginare una creatura non di tipo spettro che lancia altre creature non di tipo spettro alla velocità del suono contro il nemico. Un atteggiamento del genere causerebbe danni irreparabili a chi viene lanciato e avrebbe senso solo nel momento in cui chi è lanciato non subisse il contatto fisico. E chi meglio di uno spettro, chi meglio di qualcuno che ha già perso per certi punti di vista il proprio fisico per eseguire un lavoro di questo tipo? E anche il sentimento di protezione quasi morbosa che i Dracloak in particolare hanno verso i piccoli Drippy può essere ricondotto a questo aspetto. Drippy si allena con i propri simili per superare le proprie debolezze e Dracloak, un esemplare di Drippy già evoluto, aiuta i propri simili in ciò, prendendosi cura dei piccoli Drippy con fare empatico indipendentemente dal fatto che egli ne sia genitore. È come se questa specie, dopo l'estinzione della precedente, sviluppasse una sorta di empatia di gruppo, come se tutti i Dracloak e tutti i Dragapult un tempo furono Drippy e un tempo vissero quella debolezza, ma soprattutto un tempo vissero la morte. E allora, davanti a un'intera linea evolutiva che ha dentro di sé la coscienza di cosa voglia dire morire, la questione di superare le proprie debolezze e dunque di sopravvivere diventa non più un fattore individuale, come molto probabilmente è sempre stato nel mondo Pokémon, ma diventa una questione sociale. È l'intera comunità a mobilitarsi in favore dei più deboli per far sì che non periscano, forse perché sanno che un tempo tutti quanti perirono proprio perché deboli. Ed è verosimile a questo punto, visto che Drippy, dopo la sua morte avvenuta a questo punto 250 milioni di anni fa, ha continuato a vivere per i restanti 250 milioni di anni, che la debolezza di cui soffrirono gli antenati preistorici di questo Pokémon fu proprio la mancanza di una collaborazione, la mancanza di una coscienza di gruppo, quasi una coscienza di classe. Insomma, non è così assurdo pensare che in un mondo abitato da Pokémon che ricalcano gli animali, i Drippy antichi non avessero la benché minima intenzione di aiutarsi vicendevolmente. E allora forse, se Drippy, pur nella sua debolezza, riesce a sopravvivere rispetto al suo antenato, il cambiamento che ha portato a ciò si deve alla forza dell'unione. Una sorta di empatia verso i propri simili che nasce da una coscienza di cosa voglia dire effettivamente morire e di cosa si provi a morire. Questo video doveva essere un bruciapelo, ma è inevitabilmente diventato un concept analysis perché ho trovato insolitamente tanto su cui discutere. Nel fare le mie ricerche, nello scrivere il copione, ho pensato a come Drippy e l'intera sua linea evolutiva possono essere un modo di vedere l'evoluzionismo e conseguentemente un modo di vedere la vita che vada fuori dagli schemi della vita stessa. Provo a spiegare un attimo questo mio ragionamento, che non avrebbe dovuto esserci in questo video. Quando Darwin teorizzò l'evoluzionismo, che è la teoria di come si sono generate le specie attuali che noi attualmente riteniamo come veritiera, spiegò, detto in maniera molto sommaria, che i cambiamenti che una specie ha nel corso dei millenni, nel corso delle ere, sono dovuti a determinate condizioni ambientali che ne minano la sopravvivenza. Il che equivale a dire che l'evoluzione della specie mira ad evitare la morte. Ora è chiaro che in quest'ottica vi sia un rapporto di causa-effetto che si vuole evitare. Vi sono determinate condizioni di vita e dunque determinate condizioni ambientali che rischiano di portare una specie verso la morte, e questo è un destino che la specie stessa tenta in ogni modo di scartare. Ma è abbastanza chiaro che una volta sopraggiunte la morte e l'estinzione, tutta la vita tace e il processo
processo di causa-effetto che si voleva evitare raggiunge il suo compimento, perché di fatto la morte non è una condizione di vita, giusto? È giusto, ma non per Drippy. Per questo vi ho detto che questo Pokémon mi porta a pensare l'evoluzionismo un po' fuori dagli schemi. La domanda che l'artista deve essersi posto prima di venire a capo con l'idea di questo Pokémon deve suonare all'incirca come la seguente: e se la morte non fosse causata da determinate condizioni di vita, ma fosse essa stessa una condizione di vita, come farebbe una specie preistorica ad adattarsi ad una condizione di vita quale la morte? Semplice, evolvendosi nel proprio fantasma. Naturalmente questo è un ragionamento ipotetico, un ragionamento che non ha alcuna applicazione con la realtà, un ragionamento per certi versi da artista, ma lo trovo a suo modo molto semplice, ma allo stesso tempo di una genialità da stupire. L'uomo di Neanderthal, per fare un esempio, è morto e l'unico modo che ha avuto per sopravvivere è stato quello di evolversi in un'altra specie, che è l'Homo sapiens. Quelli sono morti e noi esseri umani non facciamo nient'altro che portarci appresso un fardello evolutivo di una specie che non riconosciamo come nostra. Pensare alla morte non come fine della vita, ma come condizione della vita, come evoluzione della vita. Trasportare la morte della specie dentro l'individuo e renderla in questo modo non un baratro all'interno del quale tutto accade, ma piuttosto un ostacolo da superare per rinnovarsi. Non è diverso da quello che nel corso della storia l'uomo ha culturalmente prodotto su questo pianeta. E del resto, Pokémon è un prodotto umano e come gli umani rispecchia archetipicamente le loro domande. Cos'è la morte? Può davvero finire la vita? Esiste una vita eterna? Cosa diventiamo una volta morti? Pensate a quanto il paradiso della religione cristiana sia una sorta di modo di vedere la morte come evoluzione della vita, una sorta di passaggio necessario per poi accedere ad una condizione migliore della vita stessa. Pensate a questo e credo che vi sarà chiaro quanto Drippy ci dica di noi. Sarà anche un pensiero privo di consistenza reale, sarà anche un pensiero del tutto fuori dall'ontologia, sarà pure qualcosa che non ha alcuna applicazione nella realtà, ma proprio per questo è intelligente, proprio per questo è geniale, proprio per questo è prodotto della ragione umana. Una ragione umana che è in grado di filtrare la realtà davanti alla quale è posta e di crearne una nuova autoconvincendosi che quella sia quella giusta. Del resto questa è la nostra cultura. Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così vi invito ovviamente a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre aggiornati sull'attività di fuori del canale e premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video!